Ciao a tutte! Allora, ciao. Quando siamo in due vuol dire che è un video importante. Very important. Vuol dire che è un annuncio importante quando siamo in due. Allora, che dire? Partiamo da quest'estate. Che è successo? Vi ricordate quel viaggio dove io sono andata in Sicilia e all'ultimo vi lasciavo un po' in sospeso, vi dicevo ragazze, devo anticipare la partenza perché devo fare una cosa molto importante e sotto il video ho anche letto, oh no, è incinta di nuovo, no, ecco, questo è una notizia che smentisco subito, penso che con i figli siamo a posto così. Diciamo che Perla fa per 20, quindi siamo a posto così. Ma siamo qui insieme, dopo tanti anni che ci seguite, che siamo appunto su YouTube, per il disattore delle tazze. Siamo qui per darvi una notizia importantissima, bellissima, e sono sicura che voi gioirete con noi. Alcuni di Instagram già lo sanno perché io lì. Vabbè, battaglia corto! È un'agonia! Madonna! Va bene, oh. Va bene, allora. Taglia corto! Uno, due, tre. Cioè. Allora, abbiamo occupato... No, non abbiamo occupato casa. Sì, abusivamente. No, abusivamente, no. Ma, dai, dillo tu, va. Dillo tu con tutto il tuo charme, la tua delicatezza. Abbiamo comprato casa. Sì, dopo 12 anni d'affitto, abbiamo comprato casa e siamo qui a gridarlo su YouTube e a dirvi che, di non mollare perché poi ci si riesce. Io veramente avevo un po' perso le speranze perché è stato un percorso complicato e soprattutto siamo stati sfortunati con delle case e poi, cioè veramente noi abbiamo cercato di comprare casa quanto tempo fa? Abbiamo tentato la prima volta 4 anni fa, io non ho detto niente per fortuna e purtroppo abbiamo perso dei soldi perché insomma l'agenzia non è stata molto chiara su determinati aspetti, insomma vabbè, abbiamo perso dei soldi e dopo quella batosta, perché è stata una batosta, abbiamo deciso di fermarci e ci abbiamo riprovato questo anno, diciamo che abbiamo iniziato l'anno scorso, 2020. Nel 2020, e niente ragazzi, quindi ce l'abbiamo fatta. Adesso vi faccio vedere un piccolo video che ho fatto prima della firma, prima di andare dal notaio, che peraltro era vicino San Pietro, e quindi bah, coincidenze, non lo so, veramente è stato un miracolo, qualcuno ci ha aiutati in questa grande impresa. Buongiorno ragazzi, guardate che spettacolo, la nostra Roma, la nostra San Pietro. E allora, iniziamo questo video così, perché è una giornata molto speciale e poi capirete perché. Per ora, insomma, una parte è stata fatta e poi capirete perché, sto parlando un po' in codice. Buongiorno, volete vendere il rosario e niente, il destino poi ha voluto che questi giri stessero qua vicino, quindi siamo passati qui in questo meraviglioso luogo e niente, quindi oggi per noi è una giornata molto speciale, sono sicura che voi insieme a noi sarete felici, però vi dirò tutto dopo perché ancora non l'abbiamo fatto. Quindi ci aggiorniamo dopo. La casetta che abbiamo comprato in realtà un pochino la conoscete perché abbiamo comprato la casa di mio padre che stava vendendo, a noi ci piaceva e quindi ecco abbiamo comprato questa bella casa grande con doppio giardino, due camere, due bagni, insomma siamo tanto contenti. Che altro dirvi? Che altro gli vogliamo dire? Abbiamo preso il mutuo, ovviamente, sì. 80%, quindi il 100% non ce l'hanno dato. Sarebbe sciocco prendersi i meriti non nostri, che abbiamo fatto tutto da soli? No, ci hanno aiutato tantissimo i parenti, e sia perché comunque le spese da affrontare sono tante,
E comunque è complicato prendere un mutuo e insomma bisogna avere una bella base economica e almeno insomma 20.000 euro così per stare tranquilli e anche perché poi bisogna dare un anticipo Anche di più, anche anche di più ecco di più. e vabbè insomma però ce l'abbiamo fatta e attualmente però stiamo pagando mutuo e affitto sono 2 mesi perché non ci siamo incastrati con i tempi con mio padre perché anche mio padre ha comprato casa e quindi lui adesso ha preso le chiavi ma fra 15 giorni in teoria ci dovrebbe dare le chiavi e entriamo per fare dei lavoretti, ma molto molto pochi perché abbiamo modificato pochissimo, però abbiamo preso la carta d'apparati, insomma le pitture, ecco queste cose bisogna farle. Quindi il 1° dicembre si spera che saremo là e faremo il nostro primo Natale nella nostra casa. E vabbè, quindi ecco, questa era la super notizia. Sicuramente cercherò perché è difficile, ragazzi, soprattutto trasloco, famiglia, bambine e lavoro. Cercherò di condividere con voi qui la maggior parte delle cose, però vi aspetto sempre su Instagram. Tutto questo tempo ci è servito perché abbiamo organizzato un po' tutto, quindi noi dobbiamo solo andare a pagare le cose perché la cucina l'abbiamo ordinata e sarà uno stile più. Ma che cos'è lo stile che abbiamo scelto? Moderno, però Io non so come si chiama. vabbè, urban per la cucina perché ci sarà il nero, il legno. Ecco, il comune denominatore della nostra casa sarà il legno, soprattutto il salone. Abbiamo scelto una carta d'apparati molto particolare, ci saranno molti colori. Sarà una casa di legno e colorata e non le solite classiche case, sarà un po' così estrosa. E niente, ragazze, che dirvi? Siamo tanto felici e Jerry pure. Vabbè, io veramente finché ancora non entro con i piedi in Vabbè, casa, io finché non entro con i piedi in casa, insomma, abbiamo avuto tante. È stato un percorso difficile, ve lo devo dire, difficile, però siamo qui di nuovo a dirvi che insomma non mollate la spugna perché si può fare tutto piano piano. E che altro gli vogliamo dire? Vabbè, qui abbiamo progettato tutto noi, insomma, tutto IKEA, prenderemo la parete IKEA, attrezzata. la parete attrezzata che l'abbiamo disegnata noi. E il letto, mi sono innamorata di un letto che è costosissimo, penso più costoso di Ikea, però vabbè, mio marito mi ha voluto avverare i miei desideri. E quindi Un letto alla vabbè, un fine. letto, pure l'armadio Vabbè, armadio, l'abbiamo per fatto di forza. Ikea. L'unica cosa è il divano, perché ecco, io non so se voi avete un divano di mondo convenienza, noi cioè, Mannaggia la miseria. Per distrutto, un divano carità, distrutto. non è che noi siamo persone stanno attentissime, però, Questa è cioè. Copelle, quindi è un divano con quelle copelle, Madonna, 1.000 euro sapevo. l'abbiamo pagato, ma ragazze, adesso in una condizione da far paura, perde tutti i pezzetti, è Cioè, tutto non è spellato. tutto, sì, uno È uno schifo. schifo. Solo col copridivano si può utilizzare. Sì. E niente, va, vi facciamo vedere qualche progettino, dai. Ah no, il divano vi dicevo che l'abbiamo preso invece da Confalone. Confalone. Ecco qui. Da Confalone. Cella, No, non c'è, cioè, quanto l'abbiamo pagato, se volete, la no. fattura, l'abbiamo pagato 1530. 1.530. È un divano letto, perché non avendo comunque una camera degli ospiti, potrebbe capitare che i nonni oppure qualche amico resti a dormire, quindi abbiamo preso il letto, il divano letto, che sono molto comodi, hanno un bel materassone. E la cucina l'abbiamo presa in un mobilificio qui, qua vicino in zona, è tutta fatta su misura e quella ce l'ha regalata mio zio, mia zia, insomma, e i figli. È stato un bellissimo regalo e niente, insomma, no, poi per il resto abbiamo pagato tutto noi. E niente, la camera dei bambini per fortuna ce Sì, l'avevamo, abbiamo quindi solo ecco, siamo contenti. Dai, faccio vedere. preso. Questa è la Allora, cucina, questa è però la non so cucina. se. Ah, vabbè, questa è la cucina. Qui c'è la parte. Qui c'è praticamente una parte con gli sgabelli. E vabbè, tutto incassato: forno, microonde. Abbiamo preso un bel lavello grande, un vascone e la piastra induzione.
avrò la lavastoviglie per la prima volta. E vabbè, poi come dicevo, appunto abbiamo un bel doppio giardino, un bel giardino davanti, si può mangiare a voglia, e poi c'è un giardino dietro, quindi insomma Ma è c'è una pure casa molto carina. Quindi, l'armadio. anzi, abbiamo l'armadio. Abbiamo preso il Pax perché comunque abbiamo deciso di dare la camera delle bambine, e, cioè No, alla la camera no, non la matrimoniale, alle camera. bambine, perché comunque loro sono in due, poi stanno crescendo, ognuno vorrà i propri spazi, a noi che ce ne importa, ci siamo presi la cameretta e comunque ci basta, c'entra tutto. Quindi poi abbiamo preso il Pax, l'abbiamo Sarà, diviso in le questo porte modo. saranno bianche e blu. Sì, bianco e blu, sarà uno striscione bianco, Scorrevoli. sì, Sì, due scorrevoli. bianche, due blu, due bianche, due blu. Sì, perché adesso Oppure due bianche sopra, quattro blu e due sì, vabbè, perché bianche. tanto sono pannelli, perché Quello che poi. adesso sta facendo questi Pax con questi pannelli comunque colorati anche di tessuto, quindi sono molto carini. E beh, poi vabbè, c'è Poi c'è pure la cosa. come si chiama, no? Parete La parete attrezzata, questa è un po', non si attrezzata. vede bene. Questa non si vede bene, vabbè, sarà comunque molto molto Alzata da terra la parte che alzata da si terra, perché vede. comunque non casomai se c'entrano giochi o cose. E è tutta la parete, Quella è la e ci sarà la parte da TV. dove non c'è, la TV, dove è vuoto. E, insomma, non l'ho voluta troppo piana perché No, però dietro la ci carta sarà una carta da parati. da parati molto molto bella, bellissima, molto particolare, quindi se comunque andavamo a riempire tutto era inutile metterla, quindi sarà comunque appunto una parete attrezzata molto molto ampia. Questa l'abbiamo progettata io e Gerry lì all'Ikea, e boh, vabbè, basta, ecco, questo è quanto. Poi lampadari, cose, man mano li faremo piano piano. Quindi ci siamo, manca pochissimo, il 15 novembre, ecco, dovremo prendere possesso ufficialmente della nostra nuova casetta. E niente, quindi E quindi ecco, niente, mo aspettiamo e poi aspettiamo, e poi festone. Quindi festone. ecco, volevamo condividere questa bellissima bellissima notizia. E già vi ringrazio perché lo so, scusate, anzi, se non riesco sempre a rispondere a tutti i commenti, siete tantissimi, ma se vi lascio un cuoricino vuol dire che l'ho letto. Quindi vi ringrazio anticipatamente, perché so che sarete felicissime con noi, perché ormai insomma siamo una grande famiglia, ci conosciamo da tanti anni, condividiamo tanto e ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ha regalato questo portachiavi a Jerry, sono due, vabbè, adesso con la luce sparata non si vedono, è un oro e un argento, e c'è scritto: qualunque cosa accada, noi ci vediamo a casa. Finalmente, Sempre la le nostra casetta. Vabbè, io sono un po' spettacolari. così, sono un po' romantica. E gliel'ho dato quando siamo usciti dal notaio, quindi niente, siamo veramente emozionati. Noi vi salutiamo e al prossimo video. Ciao a Ciao! tutti.